Chiunque ha una pazzia che nella propria vita sa che vorrebbe fare, ma che potrebbe essere sbagliata. E questa è la storia della mia, o almeno l'ultima delle tante passate e spero future. Dopo la serie sui ladri, su cui sto ancora lavorando, quante volte ci hanno fatto male? Davvero? Avevo bisogno di staccare un attimo da Milano e guarda caso avevo la scusa perfetta. Pochi giorni dopo, infatti, Drake, che come sapete è il mio artista preferito di sempre, avrebbe fatto il suo ultimo concerto negli Stati Uniti a Miami. E dato che mancavano circa 2 settimane al mio compleanno, ho pensato, perché non farsi un regalo anticipato, fare la follia e andarlo a vedere davvero? La tentazione era forte, ma volevo fare questa cosa con qualcuno di inaspettato, qualcuno che non avevo nemmeno mai conosciuto di persona, ma che si sarebbe potuto rivelare un grande valore aggiunto. Ho quindi scritto al volo a Rove su Instagram se il giorno dopo sarebbe voluto venire con me a fare questa pazzia. Se non doveste conoscere Rove, vi dico solo... Dopo avermi detto che ero fuori di testa, mi ha detto, facciamolo. Se solo voi sapeste quello che poi è successo. Sono le 21:57 e stiamo prendendo adesso un volo per andare a Miami domani mattina. Andiamo, sono andata. C'è solo un problema. Teo rimarrà da solo in casa mia, mi raccomando. Un po' di relax. A me l'unica roba che interessa è che non succeda nulla di strano in camera mia. In caso ti chiedo comunque. Dai. Nel caso non lo voglio sapere. Anche perché Teo, che pensa di rimanere a Milano, spoiler, non lo farà. Quella stessa sera aveva un appuntamento, diciamo, galante. Ma comunque, qualche ora dopo, ci avrebbe dovuto accompagnare in aeroporto e questo lo sapeva benissimo. Devi essere riposato per domani. Il cover sulla base per me no. E invece, mio caro Teodoro, stiamo comprando un volo a Teodoro senza che lui sappia niente. Domani alle 7 sveglia e si va a Miami. Eh sì, perché il buon Teo ha fatto gli anni da pochi giorni e dopo che ho regalato l'AirPods Max a Giulia, Teo come ci rimane se non gli regalo niente? Stiamo soffrendo tutti, anch'io. E questo perché, inspiegabilmente, nonostante vari tentativi di comprare i biglietti, il sito non funzionava. C'è qualcosa che non va. Che grande amico. Perché stai soffrendo? Perché vorrei andare a fare l'amore. Lo scherzo. Ma dai, ma sei un bastardo. Questo è il motivo per cui non si prenota un cazzo di viaggio alle 22:54 della sera prima, caro Alessandro. In un modo o nell'altro si fa tutto. Questo io metto firma. E infatti, al millesimo tentativo, ce l'abbiamo fatta. I biglietti, come ben sapete, erano quindi 3 e non ci restava che dirlo a Teo. Non è vero. Eh sì. Non ci credo. È il compleanno, tanti auguri a te. Veramente? Sì, grazie, bravo. Whip, whip. Comunque, saluto Teo, che evidentemente aveva delle cose più importanti in quel momento a cui pensare. Per la mattina dopo siamo pronti per iniziare questa nuova avventura. Grazie, sei veramente fortissimo. Sì, va. Chiamatina al buon Samuel ed eccolo lì, ad aspettarmi in tutto il suo splendore. Maestro, cazzo, piacere, grandissimo. Sì, cazzo. Pazzo, frate, mi hai fatto casare tutto. No, che bello che non ci conosciamo e ci conosciamo vivendo sta roba completamente a cazzo. Esatto. Perfetto, si parte già con lo spirito giusto. Sei mai stato in America? Mai, cioè. Sono stato in Senegal, poi isole tipo Madagascar, eccetera. E poi sono in Asia, frate. Ma ho un'altra curiosità. Io sono curioso di sapere il discorso della Francia. Cioè, parenti, cioè, sì, a Lyon, bro, ma non sono mai andato. Io sono andato lì un sacco per surfare. Ci avviamo verso il primo volo che ci porterà ad Atlanta. Intanto ci sciogliamo un po' tutti e inizio a realizzare che quella che fino a poco tempo prima, poche ore prima, era solo una pazzia, si sta finalmente trasformando in realtà. Mia paura era che tu avessi tipo una data, qualcosa. Se mi parli di viaggi, poi parli di sì. Cioè, sono gasatissimo. Secondo da me sei un mito questo. Sì, al bar ieri, panciora e noi vado ieri. Mi sorge quindi una curiosità che ho sempre quando parlo con persone che sono diventate famosissime in pochissimo tempo. Sei molto legato ai tuoi amici di sempre. Sono da una vita. Come hanno vissuto la tua esplosione? È strano, perché tu li guardi e dici, mi vedranno in modo normale o no? Gli altri ti guardano e dicono, no, ma sarà cambiato. Poi dopo un po' capisci che in realtà è cambiato. È sempre bello fare le cose con le persone che si conoscono da sempre e Teo, che conosco dalle elementari, ne è la perfetta dimostrazione. Rimane però il problemino che i biglietti del concerto
ancora non ci sono. Dobbiamo capire se vogliamo andare nella bolgia sotto, okay, o se vogliamo prendere il biglietto e siamo seduti. Io voglio bolgia sotto. Anch'io. Mi piace davvero un casino, sto imparando. Faccio cagare, ma se mi insegni mi cago. E di questo vi avviso già che ne parleremo molto, molto presto. Che ho tanto da raccontarvi. Il bagaglio che spedite avete all'interno PC, tablet, batterie litio, power bank, sigarette elettroniche. Armi. Ragazzi, osso dire così perché se siete negli Stati Uniti... No, lo so. Anche perché... Io sono stato due volte nello stanzino maledetto appena arrivi, tre ore ad aspettare. È stato bruttissimo. Lo stanzino maledetto si chiama in gergo tecnico Custom and Border Protection Checkpoint ed è un luogo che non consiglio a nessuno, in cui la polizia ti tiene chiuso facendoti praticamente il terzo grado, in cui io sono stato nel mio primo video nella storia del mio canale. Mi hanno tenuto fermo 3 ore. E serve per capire se tu stai andando in America per provare a cercare lavoro ed immigrarti illegalmente o per un motivo lecito come può essere una vacanza. Comunque ci mettiamo un po' a parlare dei nostri lavori. Chiudi in casa per fare 100 canzoni. Canzoni, spaccare, se invece le voci più difficili. Devi girare. Sì. A me piace tantissimo. Io cioè... voglio girare, devo stare in casa a fare le canzoni. Concordo, viaggiare è la cosa che più di tutte ti apre la mente. Procediamo quindi verso il check-in. Carico la mia valigia da 200 kg e continuiamo a parlare dei nostri sogni e delle nostre aspirazioni. Anche gli animali, vorrei lavorare tipo in Africa, aiutare le animali in Africa, vorrei fare... Nella musica quella... Se dovessi farlo io voglio raccontarlo. Non avrei mai detto che uno dei sogni di Rove fosse quello di andare in Africa ad aiutare gli animali, ma come questo, durante questa vacanza ho scoperto un sacco di altre cose interessanti su di lui. Ultima notte della nostra vita. Questo perché su di lui si sa veramente poco. Infatti anch'io, prima di partire, dato che non ci conoscevamo, ho cercato su internet qualche intervista dove parlava, perché conoscevo le canzoni ma non avevo mai sentito parlare e non avevo trovato niente. Quindi tutto questo viaggio sarà una scoperta. E ci siamo. E adesso definitivamente abbiamo passato tutti i controlli, ce l'abbiamo fatta. Ma la vera domanda è: cosa avrà mai fatto Teo ieri con la signorina che doveva vedere? Bisogna vedere Space Jam, l'ho visto 4 ore con Michael, però con Brock. Se avesse avuto NordVPN, se lo sarebbe potuto vedere anche a Miami, sfruttando nel modo migliore quella serata. Primo volo, Atlanta. Imbarchiamo, ci mettiamo comodi e ci godiamo le per niente pesantissime 10 ore di viaggio che ci aspettano. Che in realtà sono passate subito perché ho dormito come un pupo. Ogni tanto controllavo solo che Rove stesse continuando a vedere Kung Fu Panda. Ci siamo. E qui il mio incubo si avvicina. Adesso c'è l'immigrazione. Suolo americano. Se non passiamo qua, ti cacciano dall'America. Sì. Non passiamo a scrivere Lil Baby. Beh, una giornata con Lil Baby ad Atlanta non sarebbe male, eh. Riusciremo ad uscire? O anche questa volta andremo nello stanzino? Essendo che sono con due brutti ceffi. E andiamo. Senza lo stanzino. In questo momento mi sento di dirti ufficialmente benvenuto negli Stati Uniti. Sembra Malpensa. Ma ovviamente non è finita qui. 3 vado qui e 6 vado lì. Ma non puoi vincere, hanno detto. Oh. Perché appena sbarcati ci tocca muoverci verso il secondo volo, quello che finalmente ci porterà a Miami. Ma c'è ancora un altro problema. Ci hanno chiesto se volevamo fare da volontari, non prendere questo volo, quindi c'è il rischio di overbooking, quindi c'è il rischio di non prendere l'aereo, quindi dobbiamo essere qui ad aspettare che qualcuno ci dia un biglietto. E mentre aspettiamo, un po' di cultura non fa mai male. Questa del fluo è la cacca più incredibile che un uomo abbia mai concepito. Gli artisti diciamo sono... di chi è? No, non diciamo. Estremamente sul tuo cellulare. Mia madre. Finalmente arriva qualcuno. Pregando, ci facciamo convalidare questo biglietto. Alessandro, is my name. E con un posto scritto malamente a matita sopra al volo, ci siamo. Non mi sembra ufficiale questa cosa. Prima di salire sull'aereo, però, ne approfittiamo per fare un'altra chiacchiera più intima sulle nostre vite. Scrivi mai? Hai una tipo un'agendina di scrivere cose? Io scrivo ogni giorno. Ti fa essere straconscio di quello che ti sta succedendo. Tipo gratitudine, così lo faccio mentre medito, fra fine meditazione rifletto un po'. Questa cosa è super affascinante. Mediti ogni giorno? Si inizia a pensare e si addormenta. Un allenamento se proprio non riesci, si chiama tecnica della rosa. Tu fissi una rosa, la guardi, respiri e ti concentri solo sulla rosa. Non devi pensare a nient'altro. Difficilissimo. Anche perché Samuel usa la meditazione proprio per... avere autocontrollo. Qualcuno mi risponde male. Invece di incazzarmi, riesco a controllare di più la mente. Scali, vai a farti una ferrata, arrivi in cima, fai una meditazione sulla montagna, bro, con tipo il tramonto, cioè... Apri gli occhi, tutto e via con un altro paio d'ore per arrivare alla nostra destinazione finale. Devastante. Miami, città che
amo. Te l'abbiamo fatta. L'ho distrutto, sto capendo un cazzo. Andiamo a recuperare la valigia, ascoltiamo un po' di musica locale. No. Ah, thank you. E via con l'Uber che ci porterà al nostro B&B. Gracias. Ed eccoci arrivati a casa, piccolini. Guardate dove vi ha portato papà. Lo specchio spa. Come al solito, qui ci si tratta benissimo. Di solito c'è il cuscino brutto e quello bello. Le prenotazioni di Giulia non deludono mai. Comunque è stata una giornata devastante. Mi metto a letto in tempo zero. Ma prima, una delle prime cose che si fa quando si arriva in un Airbnb è collegarsi al wifi. Ma come tutti sapete, non essendo il mio, c'è il rischio che vengano rubati i nostri dati e le nostre password. Tra l'altro in America capita spesso di vedere wifi finti, chiamati con lo stesso nome di wifi pubblici, creati ad hoc dai malintenzionati. Per evitare che questo accada basta semplicemente collegarsi a NordVPN, che in questo momento offre addirittura un super sconto esclusivo più 4 mesi gratis sui piani biennali. Per essere cullato verso il sonno, continuo a sfruttare NordVPN guardando uno dei miei film preferiti, Focus. Who's the girl? Her name is Jess. Che non si sa per quale assurdo motivo in America non è disponibile. Prova a scrivere qua. Focus non esce e quindi mi basta geolocalizzarmi nel nostro bel paese per poterlo guardare in santa pace. Ricarico la pagina. Oh, è comparso Focus. Film che tra l'altro vi consiglio, incredibile. 8 ore, belle, dritte, filate, perfette. Sono le 8 di Miami, ho dormito benissimo. Pronti via, si parte con la nostra avventura a Miami. Sono gli istinti, bro, di GTA, tipo di rubare macchine. E ci muoviamo subito verso la playa. Sono molto contento, siamo tutti molto contenti. Stasera concerto, non abbiamo ancora i biglietti però, sempre quel piccolo problema. Tra l'altro tutta la via che dobbiamo fare, questa, per arrivare alla spiaggia, si chiama 17th Street. E questo non può che portarci fortuna. Ragazzuoli, là c'è il mare. C'ero già stato, ma ogni volta è stupendo. Passeggiatina, allenamento, 2 tuffi e la giornata praticamente vola. Anche se Samuel sembra davvero non stancarsi mai. Vabbè, l'abbiamo perso. Io non vi avevo detto una cosa fondamentale per questo viaggio. Ancora prima di partire avevo chiamato Valentino, che vive a Miami e che avevo conosciuto quest'estate in Sardegna. Mi viene difficile spiegarvi chi è Valentino. Mi basta dire che è completamente pazzo. Ma è gigante! Ma no! Come in Sardegna, durante questo viaggio si dimostrerà una delle persone più folli e simpatiche che abbia mai conosciuto in tutta la mia vita. È più cotto il kebab oggi. Comunque, quando ero a Milano, avevo provato a chiamarlo per vedere se ci saremmo potuti beccare una volta arrivati lì. E fortunatamente... Ah, mi trovi già là. Eccolo lì, in tutto il suo splendore, che arriva verso di noi. Ah. Ma ti sei tagliato i capelli? Wow. Noi li abbiamo visti, cioè, i capelli fino qua. Aspettatevene delle belle. Sei la persona con meno responsabilità che abbiamo mai conosciuto. No, il punto è che ce l'ho anche. Sì. Me ne foto completamente. Facciamo quindi un ultimo giro della città per riorientarci in queste zone. Un nome e una garanzia. E torniamo all'Airbnb, pronti per andare al concerto. Fai sentire robe, vediamo cosa dice. A me le sento. What is a trap? Yes, yeah, Italian. No, se... Cancelo. Io cancelo Maglia, Juventus, Barcellona. The artist, do you know? No. Look behind. This, what is this one? Yeah. Wow, the Barese. Un artista barese. Sono di Parigi. Comunque, presi dall'entusiasmo, iniziamo a delirare. Fallo tu. Com'è? Sembra un cavallo. Senza parole, soprattutto perché la situazione è molto simpatica. Noi siamo venuti qua per vedere il concerto di Drake, che è esattamente tra 23 minuti. Non abbiamo i biglietti. Comprarli adesso su internet costano tipo 5.000 euro due. E un po' sinceramente mi secca. L'unica è provare ad andare là e sperare nei bagarini. Come al solito parte un nuovo viaggio della speranza. Stiamo uscendo. Senza biglietto. Senza biglietto. Qualcosa succederà. Qualcosa succederà. Faccia della musica terribile. E la vera domanda è: troveremo i biglietti? Sì, che insomma, aperte le scommesse. Questo è il modo di aspettare Uber. Questo viaggio si dimostrerà una delle esperienze più divertenti di tutta la mia vita. Siamo partiti così, a random, per andare a un concerto e siamo poi finiti a viaggiare tra Miami, Philadelphia, Washington e New York dentro a situazioni che non mi sarei mai aspettato di vivere. Ma hey, è questo il bello dei viaggi così, organizzati all'ultimo, senza nessuna aspettativa, ma con il cuore aperto e pronto a farsi stupire. E ricordatevi, questo è solo l'inizio. Nel prossimo episodio. You guys are gonna go backstage, but Drake is in. Yeah.